Ciao, benvenuti a Cazzeggio. Ciao, benvenuti a un altro episodio di Cazzeggio Catabiotico, anche questa puntata dal colore letterario. Oggi parleremo del secondo podcast di una serie di tre puntate della storia della fantascienza. Una breve e rapida sintesi dei punti più salienti di History of Science Fiction di Adam Roberts. Per un aspirante autore, neoautore, autore navigato, semplice appassionato di fantascienza, è imprescindibile conoscere a grandi linee la storia e l'evoluzione del pensiero umano nella dimensione della fantascienza. Chiesa Cattolica bruciò sul rogo Giordano Bruno, l'uomo ebbe l'ardire di teorizzare la pluralità dei mondi e l'esistenza d'extraterrestri da qualche parte nel cosmo. Le idee di Giordano Bruno tornarono in massa dal 1600 d.C. nella declinazione della fantascienza, in modo sempre più potente. Le idee di Giordano Bruno inizialmente trovarono una buona accoglienza nel protestantesimo e scienziati britannici, americani, esponenti politici dichiararono pubblicamente l'adesione alle idee di Giordano Bruno. Poi fu la volta di Copernico, che teorizzò che non fosse il Sole a girare intorno alla Terra, ma la Terra e gli altri pianeti giravano intorno al Sole. Galileo fu inquisito e torturato dall'Inquisizione per eresia, ma nei paesi protestanti emerse un nuovo stupore nel modello di Keplero, nell'osservare la natura, mentre in Italia rimase la pesante cappa dell'Inquisizione Sant'Uffizio d'Indice di Chiesa Cattolica. Thomas Moore nel 1516 pubblicò in latino, in Gran Bretagna, il suo testo Utopia, un subgenere di protofantascienza che camminava parallelo al viaggio siderale di Cyrano de Bergerac, che fu il primo francese che immaginò un viaggio nello spazio, per quanto l'autore fu poi realmente pubblicato solo postumo nel 1657. Francis Bacon nel 1627, un po' di anni prima, scrisse un testo di protofantascienza, La Nuova Atlantide, in cui discuteva appunto di Atlantide ed immaginò robot e sottomarini. Joshua Barnes nel 1675 descrisse l'esistenza di esseri immaginari minuscoli. Arriviamo così ai primi del 1700, con Newton che iniziò a normare il mondo dello spazio. Quindi seguirono una schiera infinita di autori di protofantascienza, ma le loro idee rimasero sempre nel dominio degli intellettuali, dei nobili, dei ricchi, della nascente borghesia altolocata che aveva imparato a leggere, scrivere e far di conto, perché il popolo, nella maggioranza dei casi, non sapeva leggere e non sapeva scrivere, nemmeno far di conto. La protestante Gran Bretagna speculava di alieni e viaggi spaziali, la cattolica Francia produceva fantascienza gotica con creature fantastiche, subumane ed annesse al male. Ma poi accadde la rivoluzione francese nel 1789, ma nel 1771 fu un francese che teorizzò per il primo il viaggio nel tempo. E veniamo quindi ad una breve carrellata di protoautori di fantascienza: Jonathan Swift, Eliza Haywood, François-Marie Arouet, alias Voltaire, Olof von Dalen, Louis-Sébastien Mercier, appunto il primo francese che immaginò il viaggio nel tempo, in cui immaginò appunto nel 1770 di aver visitato l'anno 2440. Successivamente arrivarono poi giganti di protofantascienza: Mary Shelley, Edgar Allan Poe, Jules Verne, Abraham Stoker, Emilio Salgari per l'Italia, Herbert George Wells, un gigante della fantascienza, Frank Kafka, Karel Čapek, che inventò praticamente il robot, e quindi il capitano Herman Potocnik. De facto, praticamente, il suo testo fu tradotto in inglese e pubblicato su Science Wonder Stories nel 1929 da Hugo Gernsback,
in cui l'uomo, un ufficiale d'artiglieria austriaco, immaginò praticamente tutta la evoluzione fantascientifica dell'avventura umana nello spazio, stazioni spaziali, astronavi e quant'altro. Quindi si può dire che la genesi del viaggio del tempo è di Mercier, la genesi dell'invasione aliena è sta a Wells, la genesi del primo contatto è della Haywood e di Swift, la genesi del viaggio interstellare è di Verne e di Wells, la tecnologia immaginaria, la Haywood, Verne, Wells, Salgari, la genesi dell'extraterrestre, Voltaire e Odalin, androidi e cyborg, della Shelley, il robot di Capek, zombie, mostri mutanti, Wells, Poe, Stoker, Kafka, genesi di tutta la storia dell'astronautica, Hermann Potoknik. Dunque, il grande boost della fantascienza nei paesi protestanti fu data dalla diffusione dell'obbligo scolastico, che rese largamente diffuso il saper leggere e scrivere. La parola scritta divenne sia fonte di trasferimento di idee politiche, si pensa al Capitale di Marx, quanto fonte di diletto con le prime riviste di fantascienza che ebbero a nascere nel tardo nel 1800. Quindi prese a decollare tutto il segmento, tutta l'editoria di giornali, riviste, magazine, libri, che ebbero una grandissima diffusione. E quindi diciamo il tempo ci porta al periodo degli anni d'oro della fantascienza, con Hugo Gernsback che nel 1929 con la sua rivista Wonder Stories e poi Amazing Stories coniò il termine science fiction, fondando quindi un nuovo genere di testi immaginifici e speculativi di cui già i precursori di fantascienza ne scrivevano. Vi consiglio di andare a fruire il podcast che trovate linkato in descrizione, quanto nella playlist di introduzione gratuita alla scrittura creativa, storia breve dell'editoria e delle abitudini di lettura della fantascienza, quanto retelling con Amazing Stories nelle radici di fantascienza. Ora, c'era in quel tempo la fiducia nel futuro, il futuro che sarebbe stato reso roseo dalla tecnica e dalle scoperte scientifiche. La fantascienza introdusse in massa la tecnologia presente, tecnologia imminente, tecnologia futura e poi tecnologia immaginata. Personaggi come Flash Gordon spopolarono per decenni negli Stati Uniti in libri, fumetti e merchandising. Il pensiero protestante di Giordano Bruno, che era rimasto contenuto ai pochi che sapevano leggere e scrivere nel 1600 e nel 1700, con la diffusione dell'istruzione minima obbligatoria detonò nella cultura occidentale protestante, creando la mania dei marziani su Marte, di cui nel tardo 1800 anche la scienza diceva che c'erano i marziani su Marte. Vi consiglio di andare a fruire il podcast che trovate linkato in descrizione, canale di Marte, quando la scienza diceva che c'erano i marziani su Marte. Comparvero nelle Pulp Monks anche i primi dischi volanti nel tardo del 1800, un fenomeno che poi deflagrò nel 1947 con la hoax dell'UFO crash di Roswell, e quindi nacque poi l'ufologia. Vi consiglio di andare a fruire il podcast, il mio podcasting, La tecnologia aliena dentro le Pulp Monks. Mentre in tutto il mondo dilagava il pensiero di Giordano Bruno, trasformatosi nella fantascienza, in un crescendo inarrestabile, dentro ai giornali, dentro ai libri, dentro ai racconti, dentro ai romanzi, dentro ai fumetti, dentro alle serie radiofoniche, dentro ai film del cinema, in Italia la fantascienza non permeò mai nella società. Per tre motivi. 1. L'opposizione pontificia bloccò la nascita dello Stato italiano sino al 1871, sino a quando i piemontesi non riuscirono ad aprire una breccia a Porta Pia in Roma capitale. 2. La fantascienza che proveniva dal mondo protestante era mal vista da Chiesa Cattolica, in quanto la fantascienza minava la concezione del mondo. Solo Salgari in Italia ebbe a produrre dei testi di fantascienza, che però era un genere molto diverso da quanto si produceva nei paesi protestanti. 3. Gli intellettuali italiani ignorarono sempre
la produzione culturale protestante nel genere fantascienza, considerandola in Italia la fantascienza che era prodotta in Italia quanto soprattutto quanto tutta la fantascienza prodotta dal mondo protestante come una letteratura di genere di scarso valore e di nessun interesse. Le cose nel mondo protestante, quindi anglosassone, iniziarono però a cambiare, e anche per la fantascienza, dopo la Seconda Guerra Mondiale, e dal 1950 vi fu un drastico cambio delle abitudini di lettura nei consumatori anglosassoni. Vi consiglio di andare a fruire il podcast che trovate linkato in descrizione, quanto nella playlist di introduzione gratuita alla scrittura creativa, storia breve dell'editoria e delle abitudini di lettura della fantascienza. Per questa puntata è tutto, un saluto, ciao, alla prossima.